Siparietto molto divertente nel finale di Bologna-Juve, lì dove è stato intervistato Calafiori proprio da DAZN. Scopriamo tutto il dettaglio qui su FC Minus Sport. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate like a questo contenuto. E allora, Calafiori, protagonista, autore di una doppietta meravigliosa, un giocatore completo, un giocatore totale del Bologna, di cui si parla molto in ottica Juventus, e forse oggi molti si rendono conto del perché appunto è stato così importante. Ha parlato proprio dopo la partita, ha parlato del suo futuro, ha detto, gli è stato chiesto se effettivamente ci sarà un futuro ancora con Thiago Motta. Lui ha un po' ha detto, in realtà questo non lo so, non so neanche se rimarrà, vedremo cosa succederà. Quindi non ha fatto nessun tipo di allusione al doppio trasferimento, perché di questo si parla di una Juventus che potrebbe prendere Thiago Motta come allenatore, ma anche Calafiori come difensore. Di Calafiori ha parlato proprio lo stesso Thiago Motta, ha detto che è un giocatore coraggioso perché si è imposto fin da subito un calcio a cui non era abituata. Gli abbiamo proposto un cambiamento e lui lo ha accettato senza alcun problema. Il siparietto bello è stato proprio nel finale, in cui è alle spalle appunto è arrivato un abbraccio e poi un bacio della compagna di Calafiori. Lo stesso Calafiori, una volta resosi conto che si trattava della sua compagna, non ha avuto alcun problema di fronte alle telecamere nel baciare appunto la compagna in un momento di assoluta euforia. A Bologna si sta festeggiando un traguardo eccezionale, si sta festeggiando un qualcosa di unico, ossia l'evento degli eventi, il Bologna che torna in Champions League dopo tanti tantissimi anni. Vedremo se di questo Bologna ne farà ancora parte Thiago Motta, vedremo se di questo Bologna ne farà ancora parte Calafiori. Attenzione anche al discorso di Zirzé, che oggi non era presente, quindi se ne è parlato anche un po' meno, ma anche di Zirzé ci sono varie situazioni di mercato, complice anche la clausola rescissoria, che era stata nascosta un po' anche sapientemente dallo stesso Bologna, legata al fatto che si pensava che fosse, diciamo, una clausola solo attivabile e pagabile solo dal Bayern Monaco, squadra a cui appunto era stato venduto, ed invece no, vale per tutti. E quindi attenzione al discorso di Joshua Zirkzee. Lui, Calafiori, Thiago Motta sono gli uomini simbolo di questo Bologna, eccezionali in Champions League.